Benvenuti in questo nuovo video, oggi è il primo dell'anno e niente, come iniziare con una sessione molto carina, importante. E c'è da dire che sentiremo un messaggio che dice che quest'anima è salita con, diciamo, il merito delle messe, ecco. Io non so se il parente ha fatto fare messe, comunque vedremo, cioè scopriremo, magari in privato poi mi scriverà, come succede sempre. Non ci sono tanti commenti su YouTube, perché alla fine poi mi scrivono in privato perché comunque vogliono mantenere la privacy e quindi non si vedono tanti commenti, però chi riceve il messaggio comunque mi scrive in privato, conferma determinate cose. Ho visto un commento che diceva: sono solo rumori, è la mia immaginazione, eccetera, eccetera. Sì, lo faccio da 8 anni e mi faccio le pippe mentali, ecco, insomma, da 8 anni. Comunque, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ormai non combatto più con le persone. All'inizio mi arrabbiavo, mi incavolavo perché comunque ci sarebbe tanto da capire, ma anche poco da capire, nel senso, lo diceva Bacci una volta, è medianità, uno o ci crede o non ci crede, poi ognuno si fa le sue considerazioni, che siano veritiere o meno, personali o meno. Il fatto sta che molti vanno di là e poi dopo sono in difficoltà. Ho fatto anche la rima. Va bene, allora partiamo con questa sessione. È da un po' che comunque mi aveva chiesto questa sessione, io l'ho messa indietro, allora ho preferito uscire con questa sessione perché io credo che sia importante, e poi vabbè, aspettava da un po', insomma. Va bene, la intitolo "Le messe fanno bene". Via, subito al volo. Va bene, partiamo con... Qua è sbagliato. Vabbè. Agnese chiede di Angelina. Vediamo un po'. Le guide c'è, se ci sono robot di sottofondo che stanno facendo i lavori, si sente battere, quindi c'è Angelina. Niente, ho voce, come dire, ora posso parlare. Allora, qui dice: qui Patti apre un orsetto. Credo che Patti sia una bambina e non so, magari è Angelina, è arrivata accompagnata o ha portato una bambina e dice: apre un orsetto, cioè magari gioca con questo orsetto. Poi vedremo un po' sta situazione, cosa dice o meno. Qui ciao, come vi salutiamo dall'altra dimensione, a questa dimensione, un semplice e carino, qui ciao. Ok, mi pare di aver sentito che c'è, poi vedremo un po' se c'è. Allora, Angelina, Agnese ti chiede se stai bene. Pochino, c'è la tastiera che si muove. Allora, qua dice: qua è eruttivo. Praticamente ci spiega che comunque ha passato degli step, insomma, era in difficoltà, però non è nella luce. Questo sta, mi preme dirlo, ecco, insomma. Perché dice che tira vento, questo è un piano astrale,
luminoso, perché è luminoso, però non è ancora nella luce, mi fa capire che comunque tira vento. Qua dice che ha sognato, non so se la parente Agnese ha... Agnese? Sì, Agnese ha sognato o ha fatto il sogno o si sono sognati, magari non si ricorda. Qua dice Desio, non so, è un paese Desio, ma non credo che sia attendibile a questa sessione. Qua c'è una notifica del telefono mentre facevo metafonia. Vabbè. E dice azione, perché comunque ha notato che c'era questa notifica del telefono e mi fa notare azione, c'è un'azione nel telefono che è subentrata durante la metafonia. Ma ho sentito, non so se era notifica, anzi era una notifica del telefono vecchio, insomma, ma ha cercato di abbassare tutte le notifiche, cioè di toglierle. Va bene. Angelina, sei nella luce? Qua dice c'è luce vuol dire che non è nella luce, però c'è luce, perché comunque mi fa capire che prima non stava bene, era nel buio, e qua dice adesso c'è luce. Dice quello sì, c'è luce, quello sì. Dice qua le messe, qua adesso non so se sono state fatte fare delle messe. Dice qua messe, potrebbe essere anche una spiegazione nel dire: ehi, qualcuno mi faccia ancora una messa che mi manca poco e io sarò su. Ora sole, c'è il sole, è in un ambiente comunque luminoso e c'è il sole, però delle volte diciamo che cambia e diventa buio, è come il giorno e la notte nostro, ci sono dei piani astrali che sono un po' molto simili alla nostra dimensione, insomma, ecco, perché all'inizio dice tira vento, ora sole, perché poi in un'altra sessione mi spiegheranno e ci spiegheranno, beh, io lo so già, che di giorno c'è sole e poi di notte arriva il buio. Mi pare di aver sentito che stai bene, però non voglio sbagliarmi, devo sentire. Allora, Angelina, cara Angelina, vuoi mandare un messaggio ad Agnese? Allora, qui secondo me, poi posso anche sbagliarmi, non dice che non sente niente nel senso uditivo. Io credo che forse era una persona malata o aveva degli acciacchi, e qua mi sta dicendo: qua non sento niente, non sento più un dolore fisico. Vi sentimo, cioè vi sentiamo. Calore, cioè sentiamo il vostro amore, le vostre preoccupazioni, i vostri sentimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E qua dice: la sera un po' contrari, ecco perché io spiegavo prima il sole, alla sera sono contrari a fare scendere dai livelli astrali più luminosi, più alti loro. Perché? Perché comunque la sera girano in giro tante cose, tante energie, tipo gli angeli caduti, gli alieni, esseri bidimensionali, eccetera, eccetera. E quindi qua sta a affermare, a farci capire che comunque la sera è difficile, che le guide gli danno la possibilità di dire, potete andare, potete fare quello che volete, insomma, bisogna stare abbastanza cauti. E qua dice una cosa, aspetta, faccio sentire tutto. Qua c'è, io penso, un problema familiare, che dice lei. Perché dice, oh, che piccio. Qua dice, poco triste,
queste accuse, cioè fanno diventare un po' triste queste, forse questo chiacchiericcio che c'è tra i familiari o anche non familiari, persone che conosce o non conosce, non lo so, poi sarà agnese a capire. E dice ci vuole onestà, onestà nella vita. Ok, mi sono dimenticato di accendere questo qui. Vabbè. Ti do ancora un'ultima possibilità, Angelina, per Angelina, di mandare un ulteriore messaggio ad Agnese. Grazie per il momento, E niente, una parola molto semplice ma piena di significato. Adoro, adoro mia figlia, almeno se è la figlia, sì, mi pare di sì, adesso non mi ricordo, perché io allora con i nomi Barantevale sono una frana, e anche con i numeri. Comunque, adoro, e dice che adoro, cioè, più di così. manda Qua risponde una mia guida e dice: Ada, spesso lì. Lei è spesso lì a casa, insomma. E qua parla: è spesso che non va Davide. Non so, magari è un parente. È spesso che non va Davide, ma non so dove va Davide, se va a casa o da qualche altra parte, insomma. Starà Agnese a capire dove non va Davide, se è suo parente, se è inerente. Ok, grazie Angelina, cara. Dispiace di dedicarti non tanto tempo, però ho ancora molte sessioni da fare. Grazie, un abbraccio Angelina. Bene, ok, torniamo sul mio faccione, ecco una bella metafonia, nel senso che comunque abbiamo visto che sta bene, non so se sono state fatte delle messe o vuole altre messe per salire comunque nella luce più piena, luminosa, insomma, iniziamo abbastanza bene l'anno con questa sessione e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Va bene, partiamo con Agnese. Agnese chiede di Angelina. Vediamo un po', care guide, c'è. Sì, ci sono rumori di sottofondo che stanno facendo i lavori. Si sente battere. Quindi c'è Angelina? Moglie, Ok, mi pare di aver sentito che c'è, poi vedremo un po' se c'è. Allora, Angelina, Agnese ti chiede se stai bene. Ma ho sentito, non so se era notifica, ma sì, era una notifica del telefono vecchio, insomma, ma ho cercato di abbassare tutte le notifiche, cioè di toglierle. Va bene. Angelina, sei nella luce? Luce. Luce? Mi pare di aver sentito che stai bene, però non voglio sbagliarmi, devo sentire. Allora, Angelina, cara Angelina, vuoi mandare un messaggio ad Agnese? Ok, mi sono dimenticato di accendere questo qui. Vabbè. Ti do ancora un'ultima possibilità, Angelina, cara Angelina, di mandare un ulteriore messaggio ad Agnese. Grazie per il momento, manda Ok, grazie Angelina, cara. Dispiace di dedicarti non tanto tempo, però
Ho ancora molte sessioni da fare. Grazie, un abbraccio, Angelina.